Ciao Fede, sei bellissimo. Chiedo scusa, ma ho avuto un attimo un problema. Non capisco, ci sono problemi con Telegram, Fede? Che tu sappia. Si è ripreso. Fissa messaggio. No, ok, mi sa che si è ripreso. Arrivo. Allora. Guarda un attimo un paio di messaggi e arrivo. Ok, i messaggi stanno arrivando adesso. Non capisco se è la mia linea che sta avendo problemi, ma non credo. No, ok, Telegram che ha problemi. Allora, Fede non credo ci sia più, in realtà, perché non lo vedo più in lista utenti, ma comunque, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera a chiunque stia facendo compagnia. Io, il mio tè e la mia tizzatina serale, siamo qua. In sottofondo avete la bellissima musica di Bravely Default 2, gioco che oggi andremo a vedere, uscito tra l'altro proprio oggi su Nintendo Switch. Andiamo live, ecco qua. Allora, tra l'altro non volevo schiacciare nuova partita, però vabbè, volevo solamente illuminarlo. JRPG della serie Bravely, una serie che ha molte cose in comune con Final Fantasy, per fortuna, quelle belle. Adesso facciamo magari partire l'intro e poi. Untethered. It must be woven back into the fabric of the world. Remember. Remember who you are. Allora, la difficoltà, stavo dicendo. Ok, intent funziona, quindi ok. Seguito di Bravely, seguito. Gioco della serie Bravely, chiaramente molto ispirato al resto della saga. Saga che è nata su 3DS anni fa, mi pare fosse il 2015. 2015, sì, circa, cosa 2015-2016. Dal team Bravely, praticamente quello che è diventato il team Bravely, JRPG classico a turni, con classi e tutto quanto. È stato, diciamo, elevato dalla critica perché appunto non riusciva a mantenere la classicità in un ambiente anche come quello di quegli anni lì, dove il JRPG classico faceva un po' cacca a tutti, tranne che al sottoscritto. Scritto che se giocai tutti strafiniti, abbasso un attimo, strafiniti, stragiocati, tutto quanto. Ok,
Vediamo un attimo, scusami. Sa che Fede non c'ha. Titolo comunque che... Ok, è sul trono, perfetto, ok, per quello non risponde. Io andrò a vedere oggi per le prime 2-3 ore, vediamo quanto riusciamo a fare, e poi porterò avanti per conto mio. Potrebbe arrivare una levettina ogni tanto, magari mentre sono in fase di farming, vedremo. Troverete la recensione nelle prossime settimane su Tribe Games, ovviamente. Ringraziamo Nintendo per averci fornito il codice review che hanno mandato oggi pomeriggio, così possiamo vederlo insieme, possiamo recensirlo con tutta calma, senza nessun problema. Non farò le corse, lo vedremo, lo voglio analizzare completamente perché è un gioco che io sto aspettando da tanto tempo. Da quando l'ho annunciato lo sto veramente aspettando come fosse il messia. Ho giocato entrambe le demo, finite entrambe le demo, strafinite entrambe le demo. Lo andremo un po' a sviscerare, cioè lo andrò un po' a sviscerare, poi magari un paio di volte lo porteremo live anche. Lo gioco normale per ora, poi vediamo. Lui è Set, quello che poi noi andremo a chiamare Set. Grida, grida il tuo nome. Il nome sarà ovviamente quello standard che è Set. Anzi no, sai cosa? Diciamo che possessore di Nintendo Switch è un gioco da acquistare questo. Ok, io avevo solamente visto l'intro, non l'ho minimamente giocato perché comunque essendo arrivato oggi ho detto vabbè, lo inizio live. Vediamo subito. Set, chiamano Set, che viene trovato in riva sulla spiaggia da questo simpatico vecchietto e da una giovane ragazza. Where voglio fare una cosa. No, non me lo fa fare per ora. Appena posso prendere il controllo lo farò. Is this what the crystal wished to show us? Without a doubt, my lady. Where the light led, there he lay. Are those voices? But whose? It would seem he is a young man of the sea. This is all a little unexpected, I must say. But I trust you, Sir Sloane, and I trust the light of the crystal. He may not seem much, my lady, but appearances can be deceiving. In any case, he is in need of urgent treatment. Let us return to town with all haste. We will talk more of what this means at a later juncture. Can't believe I survived.
Allora, eccoci qua in una città misteriosa dove questa ragazza ha portato il nostro giovane marinaio. Sto cercando di mettere sotto carica il telefono. Dove sono? You are in Halcyonia, Vabbè. In an inn. Don't be alarmed, you are quite safe. Completamente doppiato, o in inglese o in giapponese. Now that you appear to be capable of speaking, perhaps you could tell me a little about yourself. Me? Sure, I mean, I'm just a regular sailor, I guess. My ship got hit by this huge wave, and I was swept overboard. I don't remember anything after that. I see. Then perhaps it was the crystal's will after all. Huh? What do you mean? Un attimo. Oh. Secondo, provo a riavviare la scheda di acquisizione perché è rimasta bloccata. Ah, our young seafarer has awoken at last. Ok. Verily, è un gioco comunque che si basa tanto sulla storia dei cristalli e quattro personaggi che poi diventano i quattro cavalieri della luce, molto probabilmente. Cioè, non è un grande spoiler, semplicemente è quello che poi avviene nei precedenti. È una sorta di nuovo inizio, questo. Non so se al momento ci sono dei collegamenti coi vecchi oppure no. Allora, vediamo un attimo se ho modificato tutto bene. Ok. This is Sir Sloane, the royal Bello man stile, at arms. Piace un botto. The what? Come, my lady, we must make haste. It will not do to keep King Vernon waiting. Indeed not. We will leave right away. Wait, you're going to meet a king? Who exactly are you? Gloria of Musa, Gloria di Musa. At your service. Princess Gloria of Musa, if you prefer my proper title. Principessa. Although, since my kingdom was destroyed, I've been unsure whether I'm worthy of it any longer. You're... Princess. I shall explain everything in due course. For now, you would do well to rest a while longer. Sure. Okay. Va bene, è un momento di dare il via alla tua avventura. I luoghi che dovrai necessariamente visitare per andare avanti nella storia sono caratteristiche da icona gialla. Perché non inizi a vedere dove ti condurrà? Se ti capitasse di non ricordare cosa devi fare, ti è premuto R per controllare quali sono i tuoi obiettivi attuali. Subito. Ah, quello che io volevo fare... No, non mi fa ancora aprire il menu. Ok. Feeling better now, are you? Yeah. Thanks for letting me stay here. Don't mention it. It's only right to help people out when they're in need. Well, thanks all the same. So this place is called Halcyonia, right? Can't say I've ever heard of it. Where exactly are we? Ah, oh, I didn't think you were from around here. All right, let me show you on a map. Here we are. What the? This map doesn't make any sense. Where the heck am I?
I heard you met with something of a calamity. Yeah, I guess you could say that. My ship was hit by a giant wave. Must have been a freak storm or something. Oh dear. Yes, we've been hearing a lot about enormous waves and the like lately. We're all right here in the city, but I heard they wreaked havoc down on the coast. That doesn't sound good. Maybe I should go check it out. See if I can figure out what happened to me. Well, the seaside's not far south of here. Follow the road out of town, and you'll be there in a jiffy. Tell you what, why don't you take the map with you in case you get lost? E mi danno anche la mappa adesso. Really? Thanks. Tutorial. Allora, le prime ore, credo, in classico stile Bravely, saranno un grosso tutorial che andranno poi a lanciare tutta la vicenda. Ricordo la demo che comunque aveva un bel lancio. Abbiamo ottenuto la mappa. Tuttora puoi accedere al menu principale. Usa X per aprirlo. Allora, quello che devo fare io è questo. Impostazioni. Giapponese. Perfetto. Salvo anche già. Qui da adesso inizierò a doppiarlo. Paese della brezza primaverile, Alcyonia. Orientarsi in città. Nella città e nei villaggi che visiterai nel corso della tua avventura troverai diversi esercizi commerciali, tutti molto utili. Alexa, spegni letto, per favore. Perfetto. Locande. Negozi, scusami. Qui puoi acquistare equipaggiamento e disattivare i riferimenti di vitale importanza. Locande. Riposa qui per recuperare PV e PM, punti vita e punti magia. Se prima di trovare un particolare esercizio commerciale, premi tasto analogico destro per avere una visita allargata dell'area in cui ti trovi. Se vuoi raggiungere la tua destinazione rapidamente, puoi correre tenendo premuto ZR. Inoltre, se sei una persona che va sempre di fretta, accedi al menu principale e seleziona prima opzioni e poi impostazioni per far sì che il nostro eroe si sposti normalmente correndo. Che riesco a far entrare. Questo è il negozio. Abbiamo teliti, tende, lente auto. Abbiamo poi oggetti classici da proprietaggio da RPG. L'arma. Armatura, diciamo. E accessori. Ok. Non ci siamo. Ok, questa è la schermata più allargata, dovrebbe vedere tutta la città. E d'altro che art design della Madonna. E fa vedere anche le icone che indica la zona proprio. Secondo me Fede, vedendo queste cose, impazzisce dal design. Sono perso la prima parte. Come avrai intuito, il motivo per cui ti ho convocato oggi riguarda l'avvenire del casato reale di Musa. Sei giunta qui nel nostro regno ormai 3 anni fa. E sebbene io non possa neanche immaginare il dolore che provi per aver perso il tuo paese, prima o poi giunge il momento di lasciarsi il passato alle spalle e guardare al futuro. Mi domandavo se avessi mai preso in considerazione l'idea di stabilirti qui. Il primo ministro Orten sosteneva che potremmo accelerare la rinascita del tuo regno trovandoti un compagno adatto, e io concordo con lui. Ciò mi giunge nuovo. Grazie, maestà. Sì, con il beneficio di Re Vernon ho chiesto agli Araldi di cercare pretendenti alla vostra mano, principessa Gloria.
Tutto lo vedo perché è un casato illustre come quello di Musa e debba perire insieme al suo regno. Capisco, mi interesserebbe la sua opinione, se Sloan. La proposta del, del nostro onorevole primo ministro ha i suoi meriti. Non v'è dubbio che sul lungo termine un simile accordo potrebbe beneficio a Musa. Sagge parole, se Sloan, degni della fama che non solo di grande guerriero, ma anche di lucido stratega che ti circonda. Ma... ciò detto, mai bisognerei di parlare a nome della mia signora. La decisione ultima aspetta lei, e lei soltanto. Re Vernon. Non potrò ringraziarmi mai abbastanza per il amore che mi dimostrate. Purtroppo un sacro dovere a cui adempiere, prima di poter anche solo considerare le simili questioni interne. Mi trovo pertanto costretta a declinare rispettosamente la vostra proposta. Cosa? Come osi rifiutare così degnamente la mia... cioè, volevo dire, la gentile offerta del mio re... Di fatto abbiamo già ricevuto una risposta favorevole. Vuoi forse che sua maestà faccia la figura dello sciocco? Sì, un po' calmo, però un po' meno. Un pochino meno, però, sì. Basta così, Orten. La principessa Gloria non ci deve nulla, se non la cortesia di ascoltarci. Siamo amici e alleati di lunga data e intendo rispettare i suoi desideri. Se non sono indiscreto, principessa, posso chiederti qual è il sacro dovere a cui accennavi? È il momento che io ritrovi e recuperi quattro dei più grandi tesori del mio regno, come tre cristalli. È bella la osta, senti lì. Fortunatamente, grazie a Sir Sloan, il castello del vento è già in mio possesso. L'ubicazione del ritratto tuttavia rimane ignota. Io non lo andrei a dire così tanto. E ciò non lascia presagire nulla di buono. Fuoco, acqua, vento, terra. Mai mano mortale osi posarsi sui cristalli, forza della natura. Che contro il loro potere assoluto nulla vale, e se liberato, getterà il mondo nella sventura. Ho imparato questi versi non appena sono stato in grado di pronunciarli. E se li ho ben compresi, i mari agitati potrebbero essere solo la prima di molte calamità. Come principessa di Musa farò tutto ciò che è in mio potere per evitare che altre sciagure si abbattano su questo mondo. È il mio dovere, anzi, il mio destino. Molto Soka. Bene. Soka. Ho capito perfettamente. Beato te che hai capito. Va dunque, principessa Gloria. E compi il tuo destino. Vi ringrazio infinitamente per la comprensione, Re Vernon. Bah. Lui è un pochettino incazzato. Quando sei in giro per il mondo, guardati intorno per conoscere la configurazione dell'area in cui ti trovi. Se il sistema controlla due mani, puoi controllare la telecamera con R. Primi R e espandere e rimpicciolire la minimappa. Per avere informazioni dettagliate sui vari sistemi di controllo, accedi al menu principale, seleziona prima opzioni e poi comandi. Quando sei in giro per il mondo e esplori una segreta, premi Y per colpire con una spada. Prova a compiere questa azione per tagliare un po' di erba o per giocare un brutto scherzo a qualche mostro. Chissà, potrebbe succedere qualcosa di inaspettato. Questo per salvare. E avvisa che ogni cambio di zona... lui salva in maniera automatica, come avete visto in basso a destra. Semplicemente posso tagliare un po' d'erba e ottenere oggetti, soldi, oppure è il classico tasto per far iniziare gli scontri casuali a nostro favore.
andiamo alla spiaggia. Ah. È terribile. Oh, sì, dove la situazione era brutta, ma non credo, non credevo fino a questo punto. Avresti di vedere quanto grandi erano le onde. Ho distrutto tutto e... Yeah! Un mostro? Presto, vattene via da qui, subito. La musichetta è proprio, raga, cioè, devo davvero dirlo, cos'è la musichetta? L'evoluzione caratteristico sistema di combattimento della serie Bravely si fonda su due comandi, Brave e Default. Usa Default per accumulare potenza e Brave per scatenarla. È un concetto questo che va capito, perché Brave è una potente tecnica offensiva che permette a un personaggio di utilizzare PB, punti Brave, per aumentare il numero di azioni che può eseguire in quel turno. Utilizzando Brave è possibile compiere fino a 4 azioni, una dietro l'altra. Per esempio, il personaggio può usare un oggetto e sferrare 3 attacchi. È anche possibile prendere in prestito BB dai turni futuri, così potrai accumulare pressione e scatenare al momento giusto. Default. Il comando Default è un'importantissima mossa che permette a un personaggio di mettersi in posizione difensiva e rinunciare alla propria azione per il turno in corso, ricevendo in cambio un punto Brave. Spesso il modo più sicuro per ricondurre un combattimento è iniziare ad accumulare PB utilizzando il comando Default. Dipende ovviamente dai combattimenti, questo lo dico già adesso. Va bene, provo ad utilizzare il comando Brave. Al momento non hai messo da parte nessun PB, ma puoi prendere in prestito qualcuno dai tuoi turni futuri per eseguire fino a 3 azioni aggiuntive. Permettimi di dire che questa non è sempre la cosa migliore da fare, confermo. Ma per adesso lasciamo perdere questo discorso. Prova a usare il comando Brave un po' di volte, così potrai sferrare attacchi multipli. Con R, se lo premo 3 volte, cioè utilizzo 4 turni. Come un attimo la battaglia. E su lui la barra TB semplicemente si ricarica fino ad accumulare 2 turni. E 3 turni in realtà. I 3 turni di cui eravamo in debito. Il vantaggio principale del comando Brave è che permette di eseguire più azioni in un solo turno. Tuttavia non dimenticare che se prenderai in prestito PB ai turni futuri, ti troverai con un debito che dovrai ripagare prima di terminare ad agire. Se riuscirai a sconfiggere il nemico in un solo turno non avrai nulla da preoccuparti, ma in caso contrario correrai gravi pericoli se la tua scelta non porterà risultati sperati. Il comando Default può essere sfruttato per bilanciare i rischi che corri quando impieghi il Brave. Puoi usare Default per accumulare fino a un massimo di 3 PB, che permetteranno di eseguire 4 azioni e di giocare il turno successivo normalmente. Accumula PB e poi scatenati. Tieni sempre ben presente queste parole, soprattutto nelle battaglie più grandi e impegnative, e non sbaglierai. Allora, tra l'altro devo... Ok. Scusa amico, t'avevo visto. Quante volte devo ripetere? Non si tirano le palle di fuoco a casa, ci muoio dove erano 5 attese. E io quante volte ti devo ripetere che non mi piace perdermi nei dettagli? Non si è fatto niente, tanto basta. E invece ci vado in coma i dettagli. Stavi per incenerirlo. Tutto bene? Sì, più o meno, ma voi chi siete? Tanto lui che passa avanti qui. Lui è uno studio itinerante e ha ingaggiato me per tenerlo fuori dai guai, o almeno per provarci. Mi chiamo Adel. Ah, e io sono Elvis. Non mi piace. Va bene, ora basta parlare. Abbiamo una battaglia conclusa. Cercherò di andare fuoco a nessuno, d'accordo Elvis? Sì, signora, però del mio meglio. Quindi si inizia a combattere seriamente. Lui è un mago nero, ci sono varie classi nel gioco. Inizieremo con il tuttofare e il mago nero, poi man mano che andiamo avanti sia con la trama che con le secondarie sarà possibile sbloccare nuove classi. Vedete, Elvis parte a livello 3 ed El parte a livello 5.
Devo fare una cosa adesso. やるじゃないか、若いの。 見事な戦いっぷりだったぞ。 Te la cavi bene a combattere, ragazzo. Che bella baruffa, questo è proprio divertito. Concordo sottoscrivo. È stato molto più in gamba di un gesto sfioso che non vale nemmeno la pena citare. Ehi, come ti permetti? Io ho fatto la mia parte in pieno. Sei adorabile. Kimi mo so omou daro? Dico bene, amico? Sì, certo. Secondo me hai ragione, solo perché lui ti ha chiamato in causa. Guarda come parlare liberamente. Di cosa, dimmi cosa pensi davvero. Se contare che essere gentili con lui non si ottiene altro che fargli buttare la testa. E se anche fosse, non ci sarebbe di male, eh? Coraggio, notami senza timore. La mia autostima ti sarà grata. Credimi, questa è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Sì, comunque vi ringrazio per avermi invitato, signorina. Ehi, signorina, non mi piace. Chiamami semplicemente Adele. D'accordo? Non siamo tipici rimognosi, noi. Come faceva botte con i mostri? Non è l'aspetto di un guerriero. Oh, stavo aiutando l'anziana signora che era nei guai. Insomma, sei un tipo generoso e disponibile, che dobbiamo dare. Io credo che tu e io andremo molto d'accordo. E questa è un'ottima cosa, perché vuol dire che ora ce ne andremo in città e berremo qualcosa insieme. Oh, davvero? Dici sul serio? Certo che sì, dopo aver vissuto un'esperienza così forte, uno di fianco dell'altro è il minimo che possiamo fare. Se la metti in questo modo, beh, accetto. Così mi piace. Oh, andiamo alla taverna. Tutto quel momento non è su una gran sete. Oh, prima che mi dimentichi, hai visto una di queste cose qui intorno? Che cos'è? È un asterisco. Siamo in viaggio per trovare questi oggetti. In un certo senso devi ringraziare loro se li abbiamo incontrato. Sì, è come dice lui, ma ci tengo a precisare che non siamo né amici né niente del genere. Sono qui solo perché lui mi ha ingaggiato. Non perdiamo tempo con questi ultimi dettagli. Il punto è che abbiamo sentito dire a queste parti c'è una persona che ha un asterisco. E vorremmo chiederti se sei niente in proposito. No, mi dispiace, non sapete come sono di queste parti. Ha detto sono venuto qui quasi per caso. La mia imbarcazione ha fatto un naufragio. Mi sono ritrovato su una spiaggia non molto distante da questo posto. L'imbarcazione è naufragata, accidenti, è stato terribile. Sì, è così, ma sono ancora vivo e non mi sono fatto troppo male, quindi diciamo che potrei andare molto faccio. Visto come la metti, direi che hai anche altro da festeggiare. Ho tutto incontro con noi. Forza, andiamo a salutare qualche bicchiere. La taverna ci aspetta. Hai visto? Dai, finito il gruppo. Le classi e le abilità sono ora visibili, gestibili dal menu principale. Allora. Altezza, mi sono appena giunte notizie preoccupanti da un mercato. Pare che il regno desertico di Savalon sia frustrato da un'improvvisa abbondanza d'acqua. La quantità di quantità sarebbe tale da aver sommerso mezza capitale. Tra l'altro è la demo, parte di Savalon è demo. Inondazioni nel deserto, così inaudita, mio signore. Al certo è riprese che vi sia un cristallo di mezzo. Savalon è un paese legato a Musa da una lunga amicizia. E Reor sono certa che sarebbe dito di spiegarci meglio cosa sta accadendo. Sarà il caso di carcerare prima possibile. Un momento, mio signore. Mostratevi truffanti. Non credete di potermi nascondere nell'ombra come Todd. Sono colpita da Sloan. Vedo che c'è un motivo se ti chiamano il più grande spadaccino di tutti i tempi.
E così mi conosci. Ne duo che tu e il tuo compagno non siete semplici da un colpo di strada. Posso usare chiedervi di potersi ripresentarvi? D'accordo, se sei così gentile. Io sono Selene. E io invece sono Doug. Poi ho detto al punto, non ci passa a gloria, vediamo che è stato del vento. Per favore, rendici le cose semplici e consigliaci la tua spontanea volontà. Cosa? Sii ragionevole. Se obbedisci, nessuno si farà male. Secondo me è sprecchiato, Selene. Prendiamo un cielo via, fate i complimenti. Il vecchiaccio c'è un piede nella fossa. Quattro ammazzateci ovviamente. Anche io troppo vecchio per darti una lezione, giovanotto. Non sarò certo nel filo degli anni, ma scoprirei che ho ancora diverse frecce. Guarda come si sta prendendo il netto. Pur le strepita quanto vuoi, tanto contro le mie speranze. Ma quello è un asterisco. Indovinato. Scommetto che adesso vi starete mettendo una freccia sul cristallo, vero? Avanti, vecchio bacucco. Fatti fuori. Fatti sotto. Nani? Cosa? Siete stati voi? Sono forse gli istruttori di Musa quelli che ho davanti? Musa? Ma di cosa parli? In tal caso, per chi date lavorando? Ora ti faccio vedere io. Fiu! Che fiu, oh no! Mi sono stufato, mi stono. Samonite, kono kodomo ga dou naru ka wakaranai ze. Mi stono stufato. Giocare vecchiaccio. Getta la spada per questo ragazzino, finisce male. Basta, lasciatemi andare. Sì, Sloan, fai come dice. Questo degli vigliacchi prenderebbe un ostaggio un bambino. Chi se ne importa, ha funzionato, no? Chi ne muore in guerra, tutto per massimo. E adesso chiudi il becco e dacci il cristallo. Che piangi? Per favore, smettetela. Non ho il cristallo. Che cosa? Quindi è nascosto da qualche parte? Ottimo. Vuol dire che prenderemo te al suo posto. Noni? Cosa? Giammai. Lasciate andare il bambino. Se me lo promettete, però con voi. Principessa Gloria. Uno scambio di ostaggi, eh? Bella idea, mi piace. Accetterei volentieri se non avessi un conto sospeso col vecchiaccio. Bam, pugno in faccia. Scusate, devo fare una cosa. Mi danno fastidio queste notifiche, non capisco se sono le mie o sono di... No, ok, saranno le mie, allora non erano di Emanuele né di Paolino, ok. Ah, sì, eccolo qua, ok. Devo levare notifiche, adesso lo farò, poi se no te lo farò. Sei Sloan! Non teme tant'altezza, non basta certo questo per farmi soccombere.
Chi dice che non tanto è appena incominciato? Preparati a... altezza. Ho già accettato di venire con voi, non voglio che vi sia altra violenza. Come? Credi di potermi comandare a bacchetta, principessina, non sono mica i tuoi ordini. Basta così, Doug, ti sei divertito a sufficienza. Babba. Diceva la verità, non hai il cristallo. Ora manterremo la promessa fatta e libereremo il bambino. Riesce a camminare, dico bene? Prendi il cristallo del vento e portalo alla casa abbandonata a nord della città. Lì lo scambieremo con la principessa Gloria. E non proverai a chiedere rinforzi da Sion o... Beh, non credo di averti dire cosa accadrebbe. Io ci proverei. Ah, ci vediamo, pezzente. Principessa Gloria. Mostri vaganti. I mostri si girano liberi per il mondo e per le segrete. Se entri in contatto con una di queste di creature, avrai inizio una battaglia. Se un mostro ti nota, vedrai comparire sulla testa il simbolo punto esclamativo. E la belva si lancerà alla carica contro di te. Cerca di evitare che i mostri ti sorprenderanno alle spalle, perché se sciocca ad esse inizierà in situazioni di svantaggio il combattimento che seguirà. Vabbè, i dialoghi del gruppo ovviamente facendo più poi compaiono i dialoghi man mano per l'ambientazione. Allora, un attimo, devo fare una cosa. Default veloce, eccolo qua. Che mancava? Mi mancava dalla demo. I dialoghi del gruppo ovviamente servono per... Oh, ok, eccolo qua. Sono delle scenette in cui si va a approfondire il rapporto, il legame di, diciamo, col gruppo. Dunque, allora, che c'è? Perché mi guardi in quel modo? Oh, 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 non dirmi che ti sei preso una cotta per Adele. No, niente del genere, mi stavo solo chiedendo da quanto tempo vi insieme voi altri. Tasto, perché non funzioni? Ok, sì. Voglio dire, a giudicare da come combattete e da come vi muovete in sincronia, mi pare chiaro che vi conoscete da un bel po'. Quanto tempo è passato da quando mi hai ingaggiato, Elvis? Una bella domanda, ci siamo incontrati prima o dopo che mi ero messo in viaggio? Sai che non me lo ricordo? Non importa, come dico sempre, non perdiamoci nei dettagli. Beh, se le cose stanno così vuol dire che non mi conoscete tanto bene. Guarda, non c'è bisogno di frequentare una persona tanto tempo per capire che puoi fidarti di lei. Beh, soprattutto quanto paghi. E la fiducia è ciò che conta di più. Forse pensi che sia necessario conoscere qualcuno da anni prima di poterti fidare, invece non è così. La fiducia è una sensazione che arriva quando le pare, c'è o non c'è. Con Adele ho capito subito che era una brava persona. Lo stesso mi è capitato con te e con gli altri. Impara ad ascoltare il tuo istinto, ragazzo. Vedrai che non ti sveglierai mai, o quasi. Sì, le cose stanno come ha detto lui, più o meno. Lasciamolo con le sue convinzioni. Va bene. Giancio? Tu ordini turni in battaglia, vulnerabilità. E vulnerabilità sono sia elementali che tipi di armi. Quindi c'è doppia tipologia. Io ho visto quel mostro lì, è vulnerabile alla spada. Lui ha il pugnale, ma non è quello. Magia nera, a tutti quanti. Ovviamente la magia... è un problema che se viene usata comunque verso più personaggi, diciamo che cala il suo effetto.
ricordo la loro debolezza. Proviamo Crio. Ok, acqua. E lei fa male perché ha dubbia. Doppia arma. Quindi poi quando finisce la battaglia si ha doppia esperienza, esperienza personaggio e esperienza classe. O più che classe vogliamo metterla come asterisco. Essendo comunque il punto JRPG classico conviene sempre combattere tanto. Ho sbagliato a farlo. Nanto, ore no banda. Che lui deve i pugnali. Che cosa attacca? Io vaga hai no banda. Hai già sassete mora. Aron, watashi no koto amaku mite ta? Ok, questo è... potrei quasi pentirmi di averlo fatto nel mio scontro. Più colpo porco. Che non ha colpito Elvis. Facciamo così, vediamo di un attacco violento. Questi sono, su questi sono i casi in cui usare il Brave, il Brave così. Cioè, perché tanto sapevamo già di vincere, quindi... cazzi. Mi ha colpito il tempo prima che lui arrivasse. Sì. C'è 200 Bacchetta divina. Quindi adesso torniamo in città. Aiuto, aiutatemi.
Stai bene? Che succede? Una donna e un uomo cattivi mi avevano rapito. Però un signore anziano e una donna mi hanno salvato. Poi sono andato a casa, è stato ferito, tanto grave. Sarà meglio andare a vedere se ha bisogno d'aiuto. Dove si dice dove si trova quel signore? Ehi, come ti senti? Aspetta un attimo, io ti conosco. Ah, sei tu, giovane marinaio. Sei ferito, non temere, ci prenderemo cura di te. Non è niente. Oh, principessa. Che è successo a Gloria? Sta bene? Quelle carogne l'hanno portata via. A lei penseremo dopo. Poi abbiamo portato il sicuro. E bisogno di aiuto. Hai ragione. Forza, diamoci da fare. Mi venne in un accidente qui e subito. Qui tu sei famoso su Sloan. Le DM mi ha raccontato di tutte le tue avventure, amico mio. Ah, la cara Emma. Sta bene, sì. Ecco, vedi. Purtroppo è passata meglio circa 6 mesi fa. Capisco. Tu sei stato un suo discepolo. Certo che il tempo vola via veloce. Tanto quando Emma era solta, sempre ci sono in testa. Continuerei volentieri a parlare di lei e dei miei impiantati, ma questo non è tanto per farlo. Quanto abbiamo faccende ben più importanti di cui occuparci. Devo correre a trovare sua altezza dai perfetti croni che l'hanno rapita. Non ti offendere, ma nelle condizioni in cui ti trovi non puoi salvare proprio nessuno. Sei sorpresa se tu riuscite anche solo ad alzarti dal letto. Ma io devo accorrere il suo aiuto. Beh, che triste se ti accompagnassi. Dovrete giocare il giorno oggi notte. Ma non posso smettere di farlo. Vedi, ma il fattore che hanno portato via la principessa sono impazzito con un asterisco. Se le cose stanno così, è un motivo in più per darmi a quei delinquenti ciò che si meritano. Senza contare che sono debitore, se mi mettono la mano sulla spiaggia. Mio giovane amico, io non vengo anch'io. Se c'è un asterisco di mezzo, mi getto a conflitto. Il tuo aiuto sarebbe ben accetto, ovviamente. Mi permetti di chiederti come mai gli asterischi ti interessano così tanto? Oh, certo che te lo permetto. E ti rispondo anche. Vedi questo libro. Ho trovato tutte le cose di DM. La prima volta che l'ho aperto non sono riuscito a capire nemmeno una parola. Ma appena avvicini l'asterisco al volume, ciò che era illeggibile inizia a diventare comprensibile. Siccome sono un tipo molto curioso, ho deciso di mettermi in viaggio per trovare tante di quelle graziose pietre quante me ne servono per decifrare l'intero tome. Interessante. Se riuscirò a trovare un altro asterisco e al contempo di trovare la tua amica, allora saremo tutti contenti. Ottimo, subito, mettiamoci subito in marcia. Vi confesso che mi sento in colpa accettare l'aiuto di sconosciuto, non mi rendo conto di non avere la scelta. Vi ringrazio di cuore. Sul testo è stato portato in un edificio abbandonato sul fondale della città. Presto, non c'è tempo da perdere. Sir Sloan ora accompagna il gruppo. Non entra a far parte del gruppo, ma è un semplice companion che ci curerà, ci darà una mano. Ecco, un accompagnatore temporaneo. Può usare poi le tende. Le tende permettono di curarsi tutti quanti. Vediamo se c'è qualcosa nelle impostazioni. No, sicuramente devo curarmi, però sì. Non so se fosse curato. Tende permettono di curarci HP e MP totalmente. Si possono usare fuori dalle città oppure i punti di salvataggio. Quelli che si incontrano nei dungeon, perché è proprio dungeon classico vecchio stile. Allora, da tempo di prendere un... non la prendo. Allora, pugnale, spadone, mi ha alzato qui fisico di uno. Il bastone alzerebbe attacco magico, ma no, la bacchetta del mago sarebbe... vabbè, non c'ho soldi. Allora, dialoghi del gruppo. Ricordi di un portato felice. Tutto bene, non è nulla di serio, ragazzo. Sei gentile a preoccuparti per me, ma non è necessario che te lo faccia. Capisco, ma io è un duro, Scommetto che la ferita gli fa molto male. Già, eppure se ne va in giro bello pimpante. Fino a poco fa sembrava un passo dalla fossa, invece ora. Anzi, se non sbaglio, mi è parso di averlo visto addirittura sorridere.
Non sbagli per niente, amico mio. Sorrido perché il fatto che noi quattro siamo in giro insieme all'avventura mi riporta alla mente ricordi di un passato felice. Noi quattro? Ah, sì, ho capito. Ma non c'è tempo da perdere, la principessa Clara è in pericolo. Dobbiamo far presto. Sì, sarà meglio che ci sbrighiamo. Va bene, muoviamoci. Le due iniziano ad andarsene. Spero tanto che non rallenterò troppo il cammino di questi baldi giovani. Senti, è sicuro di star bene? Non mi sono mai sentito meglio, ragazzo. Andiamo, non c'è solo un minuto da perdere. Ah, devo fare una cosa. Classi. Allora, classi, come vedete, mi indica. Posso indicare sia come classe principale che come classe secondaria. Tipo, se metto lui come classe secondaria, potrà, mi pare, utilizzare anche la magia nera. Se non mi sbaglio, se mi pare che. Sicuramente acquisisce. Adesso controlliamo. Sicuramente acquisisce le abilità della classe. Mi pare che poi possa anche utilizzare le abilità. Adesso non mi ricordo. Allora, il livello. Perché il livello 12 tua naga. R cellulare. Ha il tutto fare. Ha esamina. Ha vitamina. Ha bacchetta divina al 3. Poi cerca al 4. Ricognitore al 5. Porta fortuna al 6, autoguarigione al 7, pulizia all'8, al 9, punti classe più, che è una. Si chiama? È una passiva. Allora 10, punto a capo, spintone all'11 e al 12, punti classe più 50%, o 70% se viene combinata con punti classe più. Quella singola. Poi qua abbiamo tutte le varie magie elementali. Allora, se io metto le abilità, posso mettere come classe, come abilità passiva, bacchetta divina, che adesso mi dirà. Anche lei, ma tanto c'era già il tizio, ok. Che le permette di vedere quanti screen sono in città. Specialità, scudo d'oltranza. Questa abilità dà il 50% circa di probabilità di sopravvivere, conservando un punto vita quando si subiscono danni tali da sfinire fuori combattimento. Non si attiva se chi la usa ha un solo punto vita. Quindi, se ho più di un punto vita, io ho il 50% di sopravvivere quando si subisce un danno tale da morire, praticamente. Default generante. Il default fa recuperare alcuni PM, in base al livello di chi utilizza l'abilità. E anche lei è lo stesso. Questo è per derivante dalla classe. Comunque. Allora, poi in base alle varie classi si può combinare ai vari stili di scrittura che si sblocca. Tanto c'è uno solo di scrigno. Adesso dobbiamo andare alla casa, che è là in alto. Allora, quello che consiglio, 23 scrigni nella mappa. Quello che consiglio è sempre, e ripeto sempre, fare più combattimenti possibile. Questo perché più livelli si accumulano, più gli scontri diventano facili. E ragazzi, Bravery non è mai facile. Cioè, ok, questa parte iniziale forse con lui sì. Effettivamente, 700 di danno, è troppo. Anzi, 3 non sale di livello. Pare che non debba aver ripreso da dietro. Però non ho punti brevi. Qui potrà mille con un critico. Sei di livello, Ike, ma...
番だ。600così? 行くわよ。楽勝だったな。さてさと。Ah, ma era un mostro? Upsi. 110 addirittura. Questo potere è...ワクワクするわね。e anche bonus in questa eroica, perché probabilmente era un nemico quelli complicati, quindi deve essere Sloan, ma è molto difficile, molto facile. Però ho ottenuto dardo e qua c'è il primo screen con l'armatura in bottiglia. Spirito, cioè fa anche bene andare in giro a tagliare l'erba. Questo si dovrebbe essere imparato a Zelda. Kouki Torai ってやつだな。どうするの？Non capisco se effettivamente non c'è nessuno in chat o se... o no, prova. Fuoco. Dio. Buono. Fuoco. Cazzo, sbagliato. Ecco, fortuna c'è lui che cura adesso. Sate, seguida. やるじゃないか。 È ottimo farmare qua. Però che rimuoviamoci. Gyoko, Gyoko! Dai, ma se con un punto di parola. Ah, mi ricordo che in Bravo 1 c'era una combo che era assurda con tutto il mondo, che faceva 800.000 di punti. Questa era l'impermariaio. Del genere. Era devastante. Era arrivato facilmente al 99, mi ricordo. Questo è una cosa interessante, ma ha detto che i morti non morti non sopportano la magia curativa. Proprio così, se di cura efficace per infliggere loro pesanti danni, che avrebbe detto, certi modi sono strani. Certi modi ti attaccano, anche mentre non dovrebbe. Certo! Ore no banda. Vada sino banni. Con la spada.
Mina, che è al 4, Alice al 4 anche lui, e lei al 5. Ok. Le tende non sono mai abbastanza se affrontano un lungo viaggio. Conosciuto molte persone che sono delle avventure senza essere adeguatamente preparate. E poi che sono tutti indietro sono in salle per incontrare la loro impresa. Una corta e completa preparazione. Ecco qual è la prima cosa a cui badare se vuole arrivare sani e salvi a destinazione. Già visto sto pezzo in realtà su questo vestito qua della casa e si farma. Senza che tengo la principessa qua in ostaggio, giusto? Hai già un piano? Certamente, madamigella. Dovrò entrare da solo. Da solo e avere tentativo. Sto sospettando un tranello. Creerò poi un diversivo al momento opportuno. Permettendo voi altri di intervenire andando in corso di sua altezza. Un diversivo eletto. Cosa pensi di fare nella pratica? Userò questa. È una pietra incantata che mette la luce abbagliante, soggetta a un violetto impatto. Quando mi dovete urlare, splendi o luce, saprete di dove entrare in azione. Vi la principessa sia un video accordato tempo fa su queste parole in vista di simile evenienza, perciò lei capirà e terrà gli occhi chiusi. Ottimo, quindi basta aspettare il segnale e saltare fuori, giusto? Esattamente, confido in voi. Combattere o fuggire. Ci sono alcuni modi per capire se il mostro che stai affrontando è alla tua portata o meno. Prima della battaglia il bersaglio è avvolto da un bagliore rosso. Al termine del combattimento ottieni un bonus in presa eroica. Entrambi gli elementi riportati qui sopra indicano che eri meno potente di quanto è consigliato per sfidare quel nemico. La prossima volta ti conviene evitare di combattere contro di lui, oppure cercare di salire di livello prima di affrontarlo di nuovo. E se tu dovessi cercare di scappare prima della battaglia, in quel caso sei troppo forte per lui. Dovresti cercare di avere dei rivali un po' più impegnativi. Allora, dialoghi di gruppo. Elogio della principessa. Mi sembri in ansia, ragazzo. Ti consiglio di calmarti. Attenzione, indebolisce la mano che impugna la spada. Sì, lo so. Non preoccupare troppo per la principessa Gloria. Sua altezza è molto più forte di quanto possa sembrare a prima vista. È sempre stata così. Ricordo un episodio che accadde quando aveva appena 5 anni. Zephyr, un favoloso destriero per il quale la principessa stravedeva, era in punto di morte. Era un cavallo davvero meraviglioso, veloce come il vento dal quale aveva preso il nome. Esalò il suo ultimo respiro con estrema naturalezza, chiuse gli occhi come se si stesse addormentando. La principessa rimase accanto a Zephyr fino all'ultimo istante di vita della propria cattura, e quando giunse il momento fatale, ebbe per lui parole bellissime. Riposa, Zephyr, e non preoccuparti per noi. Ci mancherai immensamente, ti prometto che non ti dimenticheremo mai. Rimasi colpito da come una bambina così piccola fosse riuscita a esprimere sentimenti tanto profondi, reprimendo l'immenso dolore che provava. Accidenti, hai detto che aveva solo 5 anni quando accadde questo evento. Ciao, Deago. Buona serata. Ciao, buonasera. Sì, esatto. Inizialmente credetti che lei non sapesse cosa significasse morire. Però poi iniziò a piangere. La principessa non ignorava affatto cosa fosse la morte. Fu proprio in quel momento che compresi che Sua Altezza ha un animo nobilissimo e sensibile. Una persona tanto preziosa deve essere protetta da qualsiasi male. Non temere, la faremo uscire da lì. Sì, ci riusciremo. Ho giurato solennemente di servirla e proteggerla, e non vorrò meno al mio sacro dovere. Ciao Deago, tutto a posto? Come va? Tutto bene? Che mi racconti di bello? Hai visto Pokémon? Vuoi commentare quello che è stato oggi in hype? Perfetto, mi piace sta cosa. Più persone becco in hype, più sono contento. Perché siccome sono due titoli, allora devo ancora sentire l'audio che ha mandato oggi Federico, che ha mandato un audio che adesso devo sentire in realtà, ma io sono veramente in hype per Pokémon.
Ecco, esatto. Leggenda è... Allora, mi spaventa un po', dico la verità. Perché se esce... Se esce come si è visto... Infatti però passo un secondo. Ah, se esce come si è visto, può essere un problema. Perché Switch non ce la fa a reggere una roba così. Io dico con tutto l'amore che provo per questa console. Ne ho due, tra l'altro. Però non ce la fa. Cioè... Esatto. Cioè, Pro al 100%. Questo gioco mi urla Switch Pro al 200%. E sono contento perché una Switch Pro sarebbe un modo per portare avanti la generazione Switch, stando però attenti anche a... al resto dei titoli. E non rinchiudersi troppo magari in quello specchietto per allodole che può essere il mercato Switch, perché comunque come ti ha creato il pubblico ti distrugge. Questo Nintendo lo sa bene, che dopo Wii ha subito quel grosso fallimento che era Wii U. E ti dirò, io sono in hype anche per Diamante e Perla. E mi piacciono tanto i remake così. Certo, attenderò di vedere qualcosina in più, ma comunque è un remake 1-1. Ti dirò, Deago, sai che in realtà non è neanche tanto cibi, che se tu ci fai caso in realtà sono i modelli dell'epoca semplicemente portati con un'altra tecnologia, ma sono i modelli con stessa tipologia che era all'epoca, semplicemente cambiati in base alla tecnologia. Molto meglio che non siano dei remake basati su Sword and Shield, anche perché Sword and Shield avevano grandi problemi tecnici, purtroppo. Quindi io, tutta la gente che ho letto, ma no, ma dovevamo fare gli stessi modelli di Sword and Shield, cioè, dovevamo farlo in 3D, in questo modo. No, ragazzi, no. Se volevate un altro gioco che andava a 4 FPS, anche no, cioè. Sarebbe venuto fuori malissimo, quindi sono quasi più contento così di quello che ho visto, in realtà. E hype per il remake, in realtà. Sì, comunque, cioè, adesso Diamante e Perla, purtroppo, sono stati dei giochi usati un po' maltrattati. Ed è anche vero che stanno, se portano Diamante e Perla e non Platino, perché comunque io preferirei che portassero la storia di Platino piuttosto che quella di Diamante e Perla in sé, perché quella di Platino è migliore. Esatto, Diago, Platino anch'io. C'è da dire però, se invece fanno come Omega Ruby, Alpha Sapphire, che portano la versione, diciamo, la terza versione anche nel remake, semplicemente con un episodio in più, come era l'episodio Rayquaza, l'episodio Delta, su quei due lì può essere benissimo l'episodio Giratina a sto giro, in realtà. 126 fa male. Sono parzialmente d'accordo delle versioni che anche basta, però purtroppo... No, Mimic no. Purtroppo le doppie versioni è una cosa che ci porteremo avanti sempre. Finché vendono, purtroppo... c'è poco da fare. Che ci sono io che le compro tutte e due.
leggenda con Solo Arceus è tanta roba. Più che altro mi viene da pensare che è comunque una leggenda, due punti Pokémon Legend, due punti Arceus, può voler dire che ne arriveranno altri con altri leggendari. Cioè, e questo mi eccita tantissimo, perché cioè, parte subito la sega mentale sul quali saranno i leggendari, i prossimi leggendari su cui faranno i giochi, cioè la versione più leggenda. Capito. Dice, sarebbe figo. Allora, cazzo, sai che se mi mettessero, cazzo, mi ha fatto venire l'hype adesso per sta roba. Cioè, se mi fanno il remake di Oro, cioè potrebbero adesso anche fare d'altro, perché manca il remake di Oro e Argento. Cioè l'hanno fatto 10 anni fa, forse no, 20 anni fa, era tipo il 2004, cos'era? No, 2004 no. Quando è che sono usciti? Sono usciti su DS, 2007 forse. Potrebbero fare l'accoppiata remake e gioco sulla Legend, su Leggenda. Cioè accoppiare ogni remake a un gioco basato sulla leggenda. E questa sarebbe una figata assurda. Perché così hai Ilka a fare i remake e Game Freak a fare i capitoli principali. Così levi sicuramente il lavoro a Game Freak. E dai in mano a Ilka, che mi pare che stiano facendo un lavorone sui Perle e Diamante. Mi dispiace che non avere una data, anche se in realtà posso immaginare che la data sia data è sicuramente novembre, tra novembre e fine novembre, come tutti gli altri remake, cioè come tutti gli altri giochi. L5. Esatto. Allora, cioè dire che poi potranno lavorarci meglio anche poi, cioè adesso ho visto delle animazioni in quel Legend che è veramente male, che c'era per Chimchar fosse, che era veramente animato, cioè erano due fotogrammi messi uno di fianco all'altro. Sarà Ultra Alpha? Sì, il discorso sì è Ultra Alpha, però d'altra parte se lo fai vedere se fai vedere comunque dovresti avere qualcosa di decente. Certamente quello che si è visto, ripeto, urla Switch Pro a tutti i pori. Cioè mi sorprenderebbe che non ci fosse. Ok, scasse livello 5, anche la classe, bella. Allora, oh, mi sa che non c'è CT, sta giocando così. Se mi fanno una Switch Pro Limited con o il remake o con il famoso gioco
Legend, sì. Per tutta la vita la voglio anch'io. E sarebbe la terza Switch. Tanto non conosco vergogna ormai. Posso anche pensare alla terza Switch. Però sì, sono molto 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 eccitato di quello che può venire fuori da questa roba. Adesso si parte veramente con live. Ovviamente, cioè, credo che sia ben chiaro che la recensione sarà mia, che non darò a nessun altro. I fondaldici del remake, cioè del remake o di Legend? Di Legend sì, però non erano farlocchi, era proprio l'overworld. Sì sì sì. E d'altronde è un Pokémon ispirato alla storia, diciamo, di quell'ambiente. Cioè, sino medievale, diciamo. E sino medievale, cazzo, che bomba. Sono veramente, veramente tanto contento di quello che ho visto. Niente, non si vede ancora neanche l'ombra. Dove è finito quell'inutile vecchio Bakucco? Calmati, Doug. Palestre ci saranno? Non ci saranno? Boh. Secondo me si trascenderà il concetto di palestra. Proprio si trascenderà proprio il concetto di palestra. Dimmi qual è il fun fact. Tanto io aspetto, per quello mi sono fermato un attimo. Volevo aspettare il tuo fun fact. Cioè, si andrà proprio a trascendere il concetto di palestra, anche perché non si entrerà un cazzo comunque. È vero, per un attimo ti ho messo in difficoltà, ma alla fine sei sempre tu la meglio, come sempre è stato. Sì, certo, in effetti hai ragione. Vincerò io, così il cristallo dell'evento sarà nostro, e poi quel gioiellino ci farà diventare schifosamente ricchi, tutti e due. Incontrai gli sviluppatori di Pokémon alla Games Week e gli chiesi proprio se avrebbero fatto i giochi ambientati nel passato. E avevo ragione. È una bella idea per portare il brand avanti. Cioè, veramente ti fai due saghe principali adesso, che sono una, questa qua del remake, una, quella di Legend. Ed è perfetto. Cioè, davvero non potrei essere più soddisfatto. Cioè, potevo essere soddisfatto ancora di più se vedevo qualcosa di più stabile a livello tecnico. Quello sì, però vabbè. Le vostre azioni potrebbero portare in mani catastrofi, non ve ne importa nulla? Sì, certo, come no. Invitatene un'altra. Sono tutte insieme messe in giro da qualcuno che si vuole tenere star lì per sé. Non sono affatto idiozie, te lo giuro. Avete visto in che stato versano gli oceani? La cosa non vi preoccupa? Bah, a me di sicuro non potrebbe importare di meno la principessina dei miei stivali. Non basteranno certo un paio di onde a impedirmi di fare tanti bei soldoni. Ah, come si può essere così ciechi? E mentre possono lavorare a Nuova Genia in tranquillità. Esatto. C'è proprio quello il bello. Lavorano, possono lavorare adesso. Allora, se con Ilka, tra l'altro il remake è comunque gestito da Ilka,
quindi sviluppato da loro con l'intervento di Masuda, quindi Game Freak c'è comunque di mezzo, ma molto meno rispetto a quello che sarebbe un normale remake, un normale lavoro. Semplicemente adesso loro possono tranquillamente concentrarsi nel fare altro, e magari mentre lavorano a questo Legend, che può essere anche un'alternativa al creiamo nuove generazioni, perché anche si è rotto il cazzo di creare generazioni, ma abbiamo più idee, ci sta, sono 8 generazioni, 9 generazioni mi pare, siamo alla decima, sai che non mi ricordo. Diamante per la sua quarta, bianco e nero, quinta, sesta, XY, settima sole e luna, ottava, dovrebbe essere l'ottava adesso, se non mi sbaglio. Sword Shield dovrebbe essere l'ottava. E possono tranquillamente evitare di creare nuovi Pokémon, magari non hanno più idee, ci sta, o comunque vogliono aspettare e non per forza dover lasciare un gioco con nuova generazione e lavorare su quello che hanno, il passato, la storia, racconta una storia. Esatto, la guerra dei 3000 anni di X e Y. Secondo me, quando hanno scritto X e Y e ci hanno messo la storia dei 3000 anni, c'era un senso, perché sapevano che in futuro avrebbe potuto esplorarla. Ma come anche possono esplorare N, la storia di Kyurem, cioè... E sarebbe molto bello se a ogni Legend lo affiancassero a un remake fatto da Ilka. E comunque adesso hanno effettivamente hanno la possibilità di fare il remake di Oro e Argento, ad esempio, e fare un gioco su Suicune, Raikou e Entei o Celebi. E ti giochi così il remake di seconda generazione, che comunque noi il remake di seconda generazione lo vediamo dal 2006, non so che anno sono su Silver e Heart Gold, ma secondo me sono nel 2007. Soul Silver, Soul Silver ed Heart Gold 2009, ok. Sono 12 anni che sono usciti, vabbè, 11 anni se contiamo il 2010, ok, in Giappone 2009, da noi 2010, sono passati 11 anni. Ci sta che vuoi dire facciamo un cazzo, c'è un letterale sorpresa, che vuoi farmi un remake. Ci sta, è bello. Ci sta. Ancora lo voglio. Però affiancamelo a un Legend. Cioè, se me lo affianchiamo a un Legend, secondo me così hanno sbancato. Cioè, possono fare tre giochi, gestirne due, perché uno gestire il card, gestire si chiama Game Freak, e non sono a posto. Un'altra tenda. Ci sono... Per quello sono veramente contento di quello che stanno facendo. Peso 13,47. No, spada lunga mi sa che è meglio a lei. Vediamo un attimo. Infatti. Spada lunga. E pugnale dual. Poi un gioco molto, molto più profondo se la giocano bene. Anche, esatto. Cioè, Legend paradossalmente può essere un modo per portare la saga ai livelli di nero e bianco come maturità e gestirsela così. Beh sì, d'altronde Game Freak adesso sta lavorando a stretto contatto con gli studi principali di Nintendo. C-
ci sta che si siano abbiano anche detto: ragazzi, facciamo così, fate qualcosa di più maturo, perché comunque dobbiamo evolvere un brand che quest'anno, che adesso siamo a 25 anni, cioè 25 anni che è sempre uguale. Ah, io lo apprezzo, mi va benissimo, ma si inizia a sentire un po' di stanchezza anche per noi più vecchiotti, diciamo, che ok, non siamo più il pubblico di Nintendo, o meno di Game Freak, per quanto riguarda questo tipo di giochi, però dovrebbero sempre tenere in considerazione. Dai, comunque Sole e Luna, cioè Sole e Luna per me è uno dei punti più bassi, esempio di Pokémon. Cioè Sword and Shield a me, esempio, è piaciuto nel limite, ha delle grandissime idee, che sono ad esempio il Dynamax è un'idea fantastica. Tanto io sto farmando mostri qua per facilitarmi la boss battle, eh. Sword and Shield ha tante cose, cioè Dynamax, la storia delle palestre, la storia delle palestre comunque in questo modo. Sì, no, non ho più magia, no, punti magia, cioè hanno avuto idee fantastiche, si sono un po' persi, questo è vero, che pochi si sono persi. I dungeon, purtroppo quello è un concetto. Punto di salvataggio, ok, siamo alla boss fight, mi sa. Allora vediamo un attimo, posso usare sicuramente la tenda qua. Cazzo, mi sono appena curato. Il Monte Luna, via rocciosa, sì, ma anche tipo le isole spumarine di oro e argento. L'ultimo gioco con un dungeon fatto bene mi pare fosse proprio Diamante e Perla. Credo, vado a baldo molto a memoria. Sì, il mondo distorto, ma no. Però ci fosse anche qualcos'altro. Allora, narro un attimo questa parte, durante la boss fight magari ne parliamo. Ah, scusatemi, delinquenti, vi ho preparato il gioiello leggendario come avete richiesto. Ora mantenete la cosa fatta e vi lascio la principessa. Qualcosa con bianco e nero 2, esatto, sì. Non prima di aver visto il cristallo. Cristallo. Dag? Controllo subito. Indietro, canaglia, libera la principessa. Prima sgancia il cristallo e non provare a fare brutti scherzi, altrimenti ce la prenderemo con la tua cara amichetta. Forza, non netto, molla l'osso. Come vuoi. Principessa Gloria, splendi, o luce. Ah, i miei occhi. Andiamo. Stai bene, Gloria? Sì, tu. Sì, grazie. Da questa parte, andiamo. Principessa, non siete ferita, vero? Sto bene, Sir Sloan, grazie. Possiamo rimandare inconvenevoli un altro momento, dobbiamo andarcene da qui. Sto pensando intanto di Ago a... Sì, Bianco Nero 2 qualcosina, ma poco. Cioè la parte con Kyurem, più che altro. Dungeon dove c'è Kyurem, più che altro. Ma... non so, vorrei giocarmi Bianco e Nero. Io spero che siano i prossimi remake Bianco e Nero a questo punto. Se non Heart Gold sul Silver, direi Bianco e Nero. Maledizione. Credevate davvero che non ci aspettassimo qualche sporco trucco da parte vostra, poveri stupidi? E sappi che ti avremmo davvero lasciato andare, senza tuttarci di nemmeno un cappello, se ci aveste consigliato il cristallo senza fare tante storie. Ma ora le cose sono cambiate. Ci avete fatto arrabbiare e vi daremo una lezione. E sarà una lezione molto dolorosa per voi. Sì, vi faremo a pezzi. Mi hai accecato con quel tuo scherzetto di prima. Questa non ci voleva. Come ti senti, Doug? Tutto a posto, capo. Non ci vedo ancora benissimo perché questi disgraziati mi hanno giocato un brutto tiro. Ma non è niente di grave. La farà pagare cara. Dannazione, non può finire così. Ce l'avevamo così fatta. なんだ?
cazzo ti sta succedendo? Non può essere. Sono tentato di giocarmeli in realtà. Nero, bianco e nero. Bianco e nero, cioè la serie di bianco e nero 1 e 2, diciamo. Dove mi trovo? Tu che ascolti la mia chiamata. Ehi, ma questa è la voce che ho sentito subito dopo essere caduto in mare. Ascoltami, io sono il vento, sono il sospiro della terra sotto forma di cristallo. Sei cristallo del vento, vuol dire che quell'oggetto che si trova con sé mi aveva parlato. È così, sta parlando. Sto il mio respiro a condurti in questo luogo, ma qualcuno ha preferito che tu sprofondassi nei mari. Qualcuno ha voluto decidere il filo della tua vita. Cosa? Aspetta un attimo, stai dicendo che sono morto nel naufragio? Sì, è così. Ma ora sei qui, il tuo filo è stato riannodato, è stato intrecciato di nuovo, il mio potere mi ha permesso di farlo. E ora è il momento di scegliere. Puoi abbracciare l'oblio e permettere che si verifichi la calamità. Oppure puoi opporti e lottare per la sopravvivenza. Se sceglierai la seconda alternativa, dovrai fare altro che entrare nella luce. Se invece vorrai la dolce libertà della morte, basterà attendere che essa ti avvolga con suo dentro il freddo abbraccio. So già cosa accade qua in realtà. Cioè, in realtà, qui se fai scadere il tempo, dice solo fallita finita e ti riporta al menu principale. Quindi vado avanti. Bugie, deliri, illusioni, isolamento. Ti aspettano tutte le assurde imperfezioni del mondo degli umani. C'è ancora tempo per cambiare idea, per evitare la sofferenza e abbandonarti alla pace eterna. Andiamo dritti. Ma non vuoi farlo. E certo, il discorso è molto più difficile. Sei audace, coraggioso. Se davvero questo è ciò che desideri, allora ti concedo il mio potere. Vai avanti e abbraccia il tuo destino. Ora che hai ricevuto la benedizione del cristallo del vento, Ikken può eseguire abilità speciali. Comunque sì, Dago, il futuro di Pokémon secondo me è un pochino più radioso adesso. Se prima lo vedevo come un futuro tetro, adesso un pochino più di speranza. Che cosa è successo? Cos'era quella luce? Era una rivelazione, la benedizione del cristallo. E ciò non può significare, non può significare una cosa. Tu sei uno di noi. Sei un eroe della luce. Protezione. Allora, le abilità speciali. Chi è tanto fortunato ad accedere all'abilizione di un dei cristalli e così c'è la possibilità di eseguire incredibili abilità speciali. Tali abilità cambiano in base alla classe attuale del personaggio, ma ognuna di esse ha effetti strabilianti. Fai subito una prova. Questa te la offro io, ma di solito bisogna soddisfare determinate richieste specifiche per ogni classe per poter eseguire le abilità speciali. Per esempio, dovrai effettuare una specificazione un certo numero di volte. Quindi, qua non me lo dice però. Quindi, sfera un potente attacco fisico contro un nemico e mi alza attacco e attacco magico del 20%. Vi credete duri, vero? Ma io posso assicurare che non ci lasciate nemmeno le scarpe. Devo prendere sotto gamba, Dag. Dopo lo scherzo che ci hanno giocato prima? No, che non lo faccio, tranquillo. La pagheranno cara per aver fatto i furbi con noi. Ti dà un moltiplico per cento la lezione che si meritano. Noterai che la musica cambia, puoi eseguire un'abilità speciale. Questo è il segnale che puoi scatenare al massimo. Le caratteristiche di tutti i membri del gruppo saranno potenziate per intero ad ruotare la musica.
caratteristiche che ricevono un potenziamento cambiano in base all'abilità speciale eseguita. Sicuro di 500 io ieri. Ah, posso attaccare solamente lui. Selene. Usa attacco per 10. Ok. Poi ripeto, zampino di mamma intendo si noterà. E lo spero, Diago. Perché comunque ci stiamo intendo ci fa ci metto zampino e fa andare bene le cose, sono solo sono solamente contento. Prova a fare sta follia di fare 800 break. Vediamo se fa energia. L'attacco deve piazzarlo a lei. Ci farà 400 di danno, bello, però. Cioè, se lei avremmo già vinto. Ah ok, perfetto, mi cura direttamente lì, bella. Sì, comunque speriamo che la Nintendo ci metta parola e gestisca tutto il caso. Energia di due. Quanti mancano? 4 attacchi. Io invece ho tutti i miei amici contro per il remake. E guarda, io è tutt'oggi che discuto sul gruppo di Emanuele Nerdocracy contro gente che non capisce un cazzo, cioè voleva i remake avessero la grafica di Sword and Shield non avendo mai giocato Sword and Shield. Secondo me non si capisce, cioè, secondo me sono dei remake della Madonna.
Sword and Shield ha grossi problemi. Esatto, Sword and Shield ha grossi problemi a livello tecnico. Infatti mi chiedo perché la gente voglia Sword and Shield, cioè voglia Sword and Shield fatto a remake. Beh, proprio qua che sta la cosa impossibile. Cazzo, 500. Guarda, non sei il solo. Cioè, a me è piaciuto veramente tanto Sword and Shield comunque. Ma è innegabile che abbia dei grossi difetti. E parte di quei grossi difetti sta nel fatto che tecnicamente Game Freak non sta lavorando. Sei. Giustamente, io abbiamo fatto 3. Giustamente. 3. Dovrebbe poter fare la mossa speciale adesso. Devo tenerla sotto i 1000, devo tenerla. No! Porca puttana. Ma oggettivamente i difetti colossali. Sì. Ha dei grossi difetti. Ed è per quello che mi incazzo con chi voleva Grato speciale. Lei l'ha sciotto, quindi vado di lei. Cioè, per quello che io mi incazzo quando la gente mi dice, no, ma vuoi mettere spada e scudo, potevano farlo come spada e scudo questo remake. No, ragazzi, no. Ma meno male non è come spada e scudo. Ah! Selen! Questo non dovevate farlo. Preparatevi a morire, pezzetti. Adesso mi aggiungo questo più difficile. Cioè, tecnicamente più che altro sono i difetti, Diago. Non chissà di che tipo. I più grossi difetti sono più tecnici. Ed è uno dei problemi più grandi con spada e scudo, secondo me, quello a livello tecnico. Per quanto a me siano piaciuti. Vabbè, ma la trama non è mai stato uno dei punti forti di Pokémon. Se tu ci pensi, il grosso a livello di trama c'è stato con Bianco e Nero. Bianco e Nero sì che hanno spaccato. Tanto sto spaccando, non so se sto per te. Stavo dicendo, scusami, parte di storia è preponderante con Bianco e Nero e secondo me è superiore a Sinnoh come anche come trama. Bianco e Nero è una delle trame più mature di Pokémon di sempre, infatti poi hanno dovuto abbassare il livello perché se no non ci stavano dentro. Porca troia, quanto fortuna ho il tizio che cura. Io sto a battaglia senza di lui, non saprei come farlo. Arigato.
Brava Adele. E Matteo, a me scazza molto che hanno dovuto modificare totalmente poi il brand andando su una cosa un pochino più dark, cioè più, molto più leggera rispetto a una cosa più dark. Vai, bianco e nero erano perfetti a livello di trama, perché secondo me c'era il problema che bianco e nero, almeno le prime fasi con i Pokémon, non ci stavano dentro, cioè non riuscivano a gestire i Pokémon, almeno nelle prime fasi, perché non ce n'erano, c'erano solo i nuovi, dei vecchi non c'era nessuno, e tanti tipi, pare il tipo d'acqua in bianco e nero era uno di quelli messi peggio, e quindi era molto problematico. Poi hanno modificato con bianco e nero 2 questa cosa, quindi facciamo trovare più Pokémon anche vecchi, ma rimane uno dei grossi difetti di bianco e nero 1, purtroppo. Era veramente troppo grindoso e ingiocabile all'inizio. E io bianco e nero me li sono fatti sia in giapponese che in italiano poi. Cioè, quindi purtroppo lo so. Ho dovuto farlo ben due volte. Bianco e nero, purtroppo lo, su N l'ho presa un po' come N, è un coglioncello che si era fatto influenzare. No, N per me è bombissimo. Cioè N per me è una delle cose migliori del brand di sempre. Però all'epoca ero piccino. Sì, no, ma ci sta, guarda, Diaco. Io alla fine ho solo 3 anni in più di te, eh? Non ne ho tantissimi in più. Cioè non è che sono vecchio e ti dico... No, guarda, io dico, e anch'io ero piccino, però fidati che era abbastanza bomba la sua storia. Me lo vorrei infatti rigiocare bianco e nero in realtà. Ma intanto qua su Bravely noi abbiamo battuto i possessori di 2 asterischi, il mago bianco. Adesso vediamo un po', non mi ricordo come si chiama l'altro. E qua, mago bianco. Maghi bianchi aiutano gli alleati con i loro incantesimi curativi e per questo sono figure indispensabili in ogni gruppo. Abilità, energia, per recuperare un po' di PV a tutti i bersagli e protezione, aumenta del 15% la difesa fisica di un bersaglio per 3 turni. Quello sì, ma sicuramente giocando ora sarebbe diverso. Sì. Ma infatti tanto io me lo giocherei molto volentieri in realtà adesso. Sono tentato di... Tanto dovrei averli qua alle mie spalle le scatole di tutte e due e farmi una partita bianco e nero. Magari nel poco tempo libero che ho, approfittarne e farmi una bella partita. Però vediamo. I fanti corazzati proteggono il gruppo, tenendo su di sé l'attenzione dei nemici e supportando il grosso degli attacchi. Spacca zanne. Attacco fisico su un bersaglio riducendo del 7% attacco fisico per 5 turni. In ogni caso le caratteristiche non possono scendere al di sotto del 65% del valore di base. Collera. Garantisci che le prossime due azioni di un nemico saranno dirette contro chi usa l'abilità. Quindi sì. Per me ci sta, sono eccitato da questo dal futuro di Pokémon, dico la verità. Però non finisce qua, ci vendicheremo. Ehi, dove andate? Sir Sloan, devi guardare la corda, è in fretta. No, aspettate. Sir Sloan, stai bene? Non è niente ragazzo, non preoccuparti. Va bene, oggi andiamocene prima che tornino con i rinforzi. Gloria, sei venuta al gruppo. E adesso la cosa da fare è una classe.
Allora, abilità. No, aspetta. No, ho sbagliato. Verso classi e vediamo un attimo. Cos'è la porta fortuna? Aumenta la fortuna di tutti. Io a lui do il fante corazzato come principale e il tuttofare come secondaria. Mentre invece Gloria, mago bianco come principale e mago nero come secondario. Dialoghi del gruppo. Sempre a tassare il suo popolo. Ah, ehi, aspettate per favore. Qualcosa non va, Elvis. Vi posso chiedere di andare giusto un po' più piano? No, non ce la faccio più. Sapete una cosa? In effetti forse ci farebbe bene rallentare il passo. E non perché Elvis non riesce a starci dietro. No, intendo perché ti abbiamo appena liberata, Gloria. Servirà un po' di tempo per sgranchirti le gambe, no? Apprezzo il pensiero, ma sto bene, grazie. E la velocità a cui andiamo non mi crea alcun problema. Allora devi essere decisamente più resistente di me. Io credevo che i principessi fossero creature delicate e abituate a essere trattate coi guanti. Devo ammettere che un po' lo credevo anche io. Scusate, ma da che epoca venite voi due? A me è stato insegnato che la principessa dovrebbe sempre mettersi alla testa del suo popolo. E avete imparato decisamente bene la lezione, mio signore. Ciononostante, non possiamo né dobbiamo ignorare il fatto che il nostro amico Elvis fatica a tenere il passo. Mettersi la testa della propria gente è una cosa buona e giusta, ma bisogna anche accertarsi che tutti siano in grado di seguirvi. Hai ragione come sempre, Sir Sloan. Dobbiamo rallentare in modo che nessuno rimanga indietro. Questo ti sarebbe d'aiuto, Elvis? Beh, non quanto a fermarsi in una taverna, ma sì, è un inizio. Mi sa che comincio sempre io quello a trattare coi guanti. Allora devi impegnarti di più, Elvis. Giusto, muovi quelle gambe, vecchiaccio. Loro due si amano. Allora, ragazzi, io adesso uso una bella tenda. Ok, no, in realtà sono guarito automaticamente perché ho dato gli MP di Gloria. Ok. In realtà adesso io stacco qua la live, quindi stacchiamo perché sono un po' stanco oggi. Comunque tra oggi pomeriggio e stasera ho fatto almeno un 5 ore di live. Questo perché comunque quando ho tempo vuol dire che mi ci posso mettere, mi ci metto anche molto volentieri. Noi ci vediamo con me domani pomeriggio con Persona, forse. Devo vedere un paio di robe, in realtà. Perché forse devo uscire con gli amici l'ultimo pomeriggio, prima della zona arancione. Non lo so ancora. Teoricamente, ok, la metto così, domani pomeriggio. Altrimenti domenica. Con Persona 5 Royal Brevely non lo so, potrei riportarlo magari uno di questi giorni con calma, magari vediamo. Io sicuramente adesso quando stacco prendo, me lo porto a letto e andrò un pochino avanti, porto avanti l'avventura mentre sono a letto tranquillo. Vi ringrazio per essere passati, per aver fatto compagnia. Grazie Tiago, ti ringrazio molto della compagnia, ti ringrazio molto della chiacchierata sui Pokémon. Mi ha fatto piacere e peccato che non c'eri oggi durante la presentazione, perché ci saremmo divertiti, secondo me. Abbiamo fatto delle belle chiacchiere. Ti auguro una buona nottata e
ci vediamo eventualmente o domani con Persona oppure ci vediamo domenica con Persona. Domani e sera c'è il buon Paolino, che non so cosa voglia portare, dico la verità, perché non mi sono informato. Chiedo scusa, ma non mi sono informato, quindi domani sera ci dovrebbe essere Paolino, poi glielo ricorderò io che ci deve essere lui domani sera. Grazie della compagnia e buonanotte. Ciao.